Riccardo Acerbi, benvenuto su Spettacolo Mania. Siamo qui a vedere questa tua mostra fotografica che si intitola Sguardi dal mondo. Cominciamo subito col dire cosa c'è lì dietro di te. Dietro di me c'è un'immagine molto bella, secondo me una delle città italiane più cinematografiche, Piazza del Duomo. Ciao! Complimenti, grazie. Grazie a voi. E fatta 3-4 anni fa, alla quale sono molto legato perché c'ho anche dei filmati legati a questa. Quello che qua poi si vede in maggior modo possibile, a me piace il movimento di una fotografia, il movimento, creare un'azione, essere qualcosa di sempre in movimento, qualcosa che mi dà emozione però nel movimento. Infatti in tutta la mostra ci sono 110 fotografie e un centinaio di foto, solo soltanto uno scatto, proprio perché io mi porto sempre la macchina fotografica dietro e quando trovo qualcosa che mi emoziona, qualcosa che mi piace, qualcosa che mi piacerebbe poter trasmettere a chi le vede dopo, scatto. E non solo, se posso, se ho tempo, faccio anche dei piccoli video, video brevissimi, comunque che hanno sempre lo stesso spirito, emozione in movimento. Può essere anche regista e regista, insomma, ti ha aiutato in questa cosa oppure la tua passione per la fotografia è qualcosa che è venuta dopo? Sì, si scindono molto, anche perché poi le poche regie che ho fatto sono legate anche quelle a cortometraggi o mediometraggi o teatrali, però sono sempre dei percorsi che avevano un inizio e una fine, mentre per quanto riguarda le fotografie o questi video che sono ora, sono molto estemporanei, molto emozione, molto appassione, c'è qualcosa sempre che mi attira, qualcosa di diverso da un percorso filmico, diciamo, no? Che poi invece, poi adesso rimesse insieme, perché sotto c'è una saletta video dove si vedono un po' di video, alla fine ho visto che c'è un filo conduttore anche lì. Sono tutti scatti che un po' ripropongono, come dicevi tu, il movimento, però ci sono tantissime facce, tante meravigliose facce, perché soprattutto quello che abbiamo visto, abbiamo appena girato questa mostra, sono persone, i loro sguardi, le loro espressioni, ti appassiona bloccare in un'immagine le persone. È affascinante, secondo me ogni persona ha una sua peculiarità e il fascino di ogni persona è dovuto a volte a una ruga, a volte a un'espressione, a volte a uno stato d'animo. Io a volte faccio dei piccoli video prima dello scatto, se mi permettono naturalmente, perché sempre chiede, e quei pochi secondi prima dello scatto tu puoi vedere negli occhi o nell'espressione della persona veramente cosa sta sentendo in quel momento, e quella è la peculiarità che mi piace di più di questo percorso. E comunque il fascino dei visi, delle facce, delle persone è innegabile per quanto mi riguarda. Cioè, a volte trovo e poi me le vedo subito nel mirino, io capisco subito se quella faccia può lasciarmi qualcosa e devo dirti la verità, la maggior parte delle volte mi lasciano qualcosa. Sono facce e persone che hai ripreso in vari paesi del mondo, perché ecco, diciamo, lo Sguardi dal mondo, perché sono fotografie che arrivano dai tuoi viaggi, questo forse non l'avevamo detto. Che viaggi troviamo qui? In che paesi hai scattato queste foto? Allora, qua abbiamo una sala che è molto italiana, infatti troviamo Roma, Milano, Napoli, Palermo, la Sicilia è ben strutturata. Poi abbiamo un'altra sala dove c'è un po' di Brasile, Canarie, Caraibi, Florida, e poi sotto abbiamo Sudafrica, Inghilterra e qualche paese dell'est, cioè Kazakistan, Uzbekistan, un po' di Polonia, qualcosa di Sofia, di Budapest. Sì, è un purpurri, però ti dico, nella realtà dei fatti, anche se poi vediamo dai tratti somatici delle persone che sono diversi, però c'è qualcosa che ci lega, c'è qualcosa di c'è questo filo conduttore che ci lega.
cos'è, a parte la fotografia, il viaggio per te? Ho visto che ci sono anche delle frasi che parlano del viaggio. Il viaggio è veramente è interpretazione, è molto soggettivo. C'è una frase di Coelho, quella che dice che non ci può essere qualsiasi cosa al mondo che ci fa viaggiare, ma mai quanto i nostri occhi. E è vero, è così. Ognuno con il nostro sguardo, con i nostri occhi, facciamo i nostri viaggi, le nostre situazioni. Io e te sicuramente, se andiamo, anche se facciamo una passeggiata per Roma, io faccio il mio film e tu fai il tuo film, mentalmente parlando. Posso, se hai visto, anche le mie immagini sono tutte fatte in 16 noni, tutte in orizzontale, perché è il mio percorso, è il mio film fondamentalmente. E mi piace vederlo così, mi piace interpretarlo così. E ti ripeto, è l'occhio, è un po' tutto quanto, è un po' tutta la nostra, il nostro percorso. Parlava dei visi delle persone, ci sono anche dei visi, scusami, ma io li chiamo così, dei visi di animali. C'è un viso meraviglioso di un leone, e poi... Un leone appena sveglio, che io mi trovo anche abbastanza vicino, e poi ti ripeto, io faccio veramente 1/2 scatti, là il leone, poi devo fargli neanche il secondo, però sono sicuro che se facevo il secondo scatto si sarebbe alzato e avrebbe creato un po' di difficoltà. Ho fatto quello scatto dove forse non potevo farlo, perché la persona che mi stava portando, che ci stava portando in giro con la Jeep di sera, aveva pregato di non vi avvicinare tanto, però stava dormendo. Invece, quando sono arrivato, appena ho aperto gli occhi, gli ho fatto quello scatto che secondo me è molto molto interessante. Leone, bene o male, sempre re della foresta, ma anche re della foresta dorme ogni tanto, no? Come tutti quanti. E poi siete fuggiti subito dopo, sì, lo scatto. La scelta del bianco e nero, perché uno immagina le foto dei viaggi con tanti colori, soprattutto nei paesi in cui sei stato tu, e non solo, il colore anche un po' rappresenta, no, il posto dove si sta, anche la vita delle persone. E invece, secondo me, in questa mostra tu rappresenti tutto questo anche soltanto con il bianco e nero. Quindi perché questa scelta e che tecnica hai usato? Il bianco e nero, secondo me, anche se è bianco e nero, è la cosa più descrittiva che possiamo trovare, mentre il colore riesce a impastare tutto quanto, riesce a correggere forse determinate situazioni. Il bianco e nero, io a volte cerco di vedere l'immagine in bianco e nero, me la immagino già in bianco e nero perché mi piace, è una cosa pazzesca. Poi io ho stampato tutto quanto su una carta che è un 100% cotone, quindi che mi assorbe la luce, quindi nel caso in cui le luci te la metti per casa, la luce non gli dà fastidio in quanto viene assorbita. La tecnica ti dicevo, io scatto in orizzontale, scatto uno scatto soltanto se possibile e poi vado a emozione. La fotografia è emozione, ci sono, non so se hai notato, sono paesi molto particolari, perché c'è la particolarità fondamentalmente della fotografia, ma il paese, una Miami così, non dico povera, ma così fuori dai bagliori, magari uno non se l'aspetta, veramente se l'aspetta a colori, South Beach con tutto quello che c'è. Invece in realtà io sono andato a cercarmi dei visi, delle facce interessanti e della luce interessante. La stessa cosa è successa agli altri paesi, anche il Brasile, non sono andato a prendere le donne bellissime che troviamo sulle spiagge, ho preso le persone normalissime, mi piacevano, che mi davano qualcosa, che mi trasmettevano qualcosa. Tutti i paesi è così, e forse questo è anche la peculiarità che l'ho legata al bianco e nero, perché mi aiuta a dare un senso a questo mio percorso. Una cosa alla quale ci tengo molto, perché poi ho visto delle persone che sono arrivate che mi hanno detto che sembrano foto datate, sì. E questo mi piace molto, perché è come se avessi fermato un po' la situazione. In realtà, al di là di una foto di Roma dove c'è ancora il classico pizzardone che sta al centro di Piazza Venezia, che è di 15 anni fa, il resto tutte foto fatte dal 2019 al 2023, poi c'è stato insomma anche l'anno del lockdown, quindi piuttosto attuali. Però ecco, col bianco e nero fotografato senza tanti bagliori riesci a creare un'atmosfera che magari ci ripercorre al nostro neorealismo, nel quale noi italiani siamo stati fieri e validi, diciamo, scudieri. Per chi ci segue lontano da Roma, specifichiamo: il pizzardone e il vigile urbano, ecco, che a Roma si chiama e si chiamava soprattutto pizzardone.
Ci sono anche due installazioni multimediali, video, e che cosa raccontano? Allora, una molto interessante è quella fatta in Brasile, nel nord-est del Brasile, a Ceará. È un posto dove diciamo che c'è tanta povertà, ma chiamiamo povertà perché forse non c'è il fasto, ma in realtà persone che stanno benissimo e sono ricche per quello. Io ho ripreso questo ragazzo che tutte le mattine fa lo suo stesso percorso, una spiaggia enorme che c'è davanti per raccogliere la plastica, poi raccolta la plastica, prende le reti e le va a portare nelle valli sciancate, che sono queste barche loro brasiliane, dove loro riescono ad andare fuori la sera per pescare. E lui fa questo percorso tutti i giorni, infatti io l'ho chiamato Man on Work questo lavoro, e mi ha affascinato. Poi parlandoci pure ho capito che tipo di personaggio era, è andata così. Mentre la seconda installazione è un purpurri di video, di piccoli video che ti dicevo prima, dove ci sono delle situazioni, dalle facce delle persone alle situazioni che troviamo durante la giornata. Ad esempio, un paio di situazioni sono dentro Porta Portese, che è un mercato che abbiamo qua a Roma tutte le domeniche mattina, dove c'è tanta gente. Io lo interpretavo quasi come un acquario, dove c'è tantissima gente e siamo un po' come i pesci che vanno a cercare qualcosa da trovare, da mangiare. C'è tutto.